Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Roberto Calderoli, leghista vicepresidente del Senato, racconta in un'intervista i due sgambetti che ha fatto appunto nell'aula di Palazzo Madama e dice: ma attenzione, il regolamento che non conoscono, l'ho scritto io. E dice: ho contato quanti senatori c'erano in aula e ho chiesto il voto. Almeno 30-40 sono entrati in extremis, ma sono diventato un esperto grazie a Umberto Bossi. Lui ha costretto a tornare a Roma molti senatori fuggitivi che non erano andati a votare proprio ieri, quindi è stata annullata la votazione di fiducia al Senato perché la maggioranza non aveva il numero minimo di 150 senatori per la votazione. Se ne sono presentati solo 148. Lui li aveva contati, erano molti di meno, ma molti sono entrati correndo letteralmente. Quindi capite che un voto di fiducia poi messo dove non c'era il numero minimo, dove la maggioranza, cioè l'opposizione non ha partecipato per protesta e quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia non erano presenti alla votazione e così solo la maggioranza si è presentata, ma senza il numero minimo e Calderoli aveva proprio detto: beh, questa è una maggioranza che non esiste più. Di che cosa stiamo parlando? Quindi lui dice: ho costretto molti a tornare a Roma per votare. E molti gli hanno reso l'onore a Roberto Calderoli dicendogli chapeau, cioè un cappello per quello che ha fatto. E lui se la ride praticamente, sornione. In poche ore ha piazzato due sgambetti alla maggioranza, costringendo la Presidente del Senato prima a ripetere un voto sul decreto che fissa le elezioni amministrative del 20-21 settembre e poi annullare quello di fiducia, come verificato dal senatore leghista, dato l'assenza del numero legale minimo per suggellare la votazione a Palazzo Madama. Ma lui dice: io faccio il parlamentare di opposizione e seguo attentamente quel che succede in aula e siccome conosco il regolamento a memoria, quando è il caso lo utilizzo per mettere in difficoltà la maggioranza. Ma perché Calderoli conosce il regolamento a memoria? Perché nella scorsa legislatura ha ricevuto l'incarico sia dall'opposizione che dalla maggioranza di riscriverlo, quindi ne conosco anche le virgole, no? Ma molti, dice la maggior parte, non sa nulla del regolamento, ma non mi faccia infierire, nel senso dice questi votano ma non sanno neanche dove si trovano e quello che stanno facendo. Sappiamo che Calderoli è un medico, ma che ci azzecca con la Costituzione, gli articoli della Costituzione, un medico, chiede il giornalista e lui dice: è tutta colpa di Bossi, fu lui che mi indicò come saggio Incadore quando si trattò di discutere un progetto di revisione della Costituzione. Lì ho scoperto un lato di me stesso che non conoscevo. Mi sono appassionato alla materia e siccome sono bergamasco ho studiato tanto per essere il più preparato possibile. Fin da quando andavo a scuola sono sempre stato un secchione. Ma esattamente il giornalista dice: ma che cosa è successo giovedì in Senato? E dice: si stava discutendo il decreto in vista della sua approvazione, il decreto quello chiamato elezioni, dove c'era dentro le elezioni comunali, le elezioni regionali, il taglio dei parlamentari. Ma lui dice: quando mi sono guardato il Senato, mi sono accorto che nella maggioranza mancava un sacco di gente e lì ho cominciato a contare uno per uno tutti i presenti. C'erano 27 senatori, noi eravamo una cinquantina. Ho fatto un blitz, visto che nessuno aveva chiesto come possibile il voto elettronico. Io ho avanzato la richiesta di procedere per alzata di mano. Il risultato è stato a nostro favore. E lì è scoppiato il finimondo. Sono state chiuse le porte e si è rivotato. Nel frattempo sono riusciti a entrare almeno altri 30-40 senatori della maggioranza. Questo perché i parlamentari non sono solo
nei loro banchi, ma anche sulle tribune dove non ci sono i questori a controllare e quindi molti hanno potuto farla franca. Poi si è votata la fiducia, ma lei è riuscita ancora una volta a far saltare tutto, dice il giornalista, e dice sì, perché non mi tornavano i conti, e da quello che avevo visto e i conti non tornavano. E allora ho chiesto di verificare il numero legale ed è emerso che non c'erano i numeri necessari, quindi hanno aperto la votazione senza che ci fosse il numero minimo, che sono 150 senatori. E si è dovuta annullare la seduta e riconvocare l'aula il giorno dopo, cioè oggi, per una seguente votazione. E gli chiedono: ma lei si diverte così? E dice: ripeto, sono un senatore dell'opposizione, io ci provo sempre, tutto quello che posso fare per mettere in difficoltà la maggioranza lo tento. Purtroppo per un anno, tra il 2018 e il 2019, sono stato in maggioranza e ho dovuto rimanere tranquillo, dice. Eh sì, perché molti della maggioranza il regolamento non lo conoscono e non lo capiscono, perché non è semplicissimo, bisogna studiarlo, bisogna mettersi lì a capirlo, no? E poi dice, il giornalista gli chiede, ma lei non è nuovo ad iniziative del genere, quale ricorda con più piacere? E lui dice, quella volta che era atteso il premier Massimo D'Alema per comunicazioni sulla politica estera. Io presentai una risoluzione che recitava: sentite le comunicazioni, le si approva. Figuratevi, le forze di sinistra non potevano votare un documento a mia firma e fecero mancare il voto al loro presidente del Consiglio. Una scena surreale. Quindi questo è il modus operandi di Roberto Calderoli, che conoscendo bene il regolamento, già quando era nato il governo Conte 2, ha detto faremo la battaglia in Senato, avrà detto sarà il vostro Vietnam. E adesso comunque quello che lui fa, visto che l'ha scritto lui, sarà ancora molto più attento, perché realmente in Senato la maggioranza stenta ad essere maggioranza, o perché non si presentano i senatori, o perché sono assenti giustificati, hanno la giustificazione, o perché c'è poi, come in questo caso, due che votano contro, uno che si astiene. E visto che la maggioranza non è quasi mai maggioranza in Senato, perché c'è sempre chi non c'è, chi si astiene, chi vota contro, chi è il dissidente, chi non approva. E qui il problema è che i numeri sono molto molto risicati, perché Conte deve fare affidamento in ogni votazione al gruppo misto. Che cos'è il gruppo misto? È quel gruppo di legge, che si chiama proprio così, gruppo misto, dove tutti i senatori o parlamentari che vengono cacciati, espulsi da un partito, devono per forza convogliare. E quindi anche quelli che se ne vanno volontariamente da un partito, senza approdare in nessun altro, devono comunque andare al gruppo misto. E qui, andando al gruppo misto, naturalmente sono senza partito e fanno quello che hanno voglia, non devono ascoltare i diktat di nessun partito. Quindi questa è anche una vetrina per magari cercare un altro partito, però questi nel gruppo misto, nel caso dovesse cadere il governo, si ritroverebbero assolutamente per strada, nel senso che non avendo un partito non sarebbero poi, non avrebbero più la possibilità di essere rieletti da nessun'altra parte. Quindi quelli che si trovano lì sono tentati, anzi, votano sempre per la maggioranza, per sostenerla, proprio per evitare di cadere il governo ed essere licenziati. Quindi Giuseppe Conte fa affidamento su questo gruppo di senatori abbastanza numeroso proprio per sostenere il suo governo. Quindi il suo governo si sostiene con il gruppo misto. Se non ci fosse il gruppo misto, il governo non sarebbe maggioranza. Ed è proprio quello che dice Roberto Calderoli. Hanno i giorni, le settimane contate perché non sono maggioranza né nel paese reale,
neanche nel paese rappresentato oramai nelle due aule del Parlamento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.